Perché gli animali, me lo sono chiesto anch'io, io ho paura delle mosche e anche delle formiche, per cui credo che sia un fatto di scaramanzia, di esorcizzare gli animali, dai piccoli ai grandi, e poi sono sempre molto grafici, sono alcune favolose, quelle che preferisco, il leone, la tigre, il gatto, questi felini, che sono molto belli da realizzare. E così. Poi alla fine... non ne potevo più di questi, non ne posso più di questi animali, perché sono stata scoppiazzata da tutti, ormai l'animale se lo porto anche sulla biancheria, non so cosa dire. E ho deciso di smettere di fare gli animali, avevo deciso meglio di smettere, e con una bella pensata che si sbranavano tra di loro, l'ultima volta così si eliminavano, si autoeliminavano. Sono 27 anni che lavoro nella Crizia, che ho Crizia, ed è una storia tipica, direi, dal Lago al Milione. Ho cominciato giovanissima, senza mezzi, con un grande entusiasmo, una grande incoscienza, anche perché lasciavo un posto di insegnamento che almeno mi assicurava per la vita la sopravvivenza. E così iniziai questo lavoro con un entusiasmo, e con una voglia di fare questi abiti che datava da quando veramente ero piccola, che speravo e sognavo di realizzare questo lavoro. Com'è l'immagine della donna Crizia, quella che vesti tu? Ma sai, infine io non è che sia così programmata, quella donna. Mi sembra che dalla donna Crizia esce un po' la mia personalità. Cioè, io sono una donna che lavora, sono una donna un po' nevrastenica, per cui deve muoversi, per cui amo la maglia, e lavorando si ha bisogno di muoversi, per cui non si può stare impettiti e così. Sono una donna piena di autocritica, per cui spero sempre nell'autocritica delle mie compagne, nel senso che non si deve scegliere un abito che non sta bene. Direi non dico misurata, perché mi chiamano persino Crazy Crizia anche all'estero, perché sono pazza così, ma che ha degli umori, cioè degli umori positivi e